Dopo l'ordinanza regionale del presidente Marco Marsiglio, che ha chiuso tutte le scuole sul territorio regionale, eccezion fatta per nidi e infanzia, uno dei comuni osservati speciali è quello di Pizzoli, con il sindaco Gianni Anastasio che invita la popolazione, soprattutto i ragazzi, a tenere comportamenti corretti. Pizzoli quindi è monitorato per capire se ci sarà bisogno di ulteriori restrizioni sul territorio comunale. Qui i casi sono una quarantina, un caso accertato di variante inglese alle scuole medie, con altri sospetti ma non individuabili a causa della carica virale bassa, e uno accertato, sempre di variante inglese, all'infanzia di Barete su un bambino di Pizzoli. Questo ha fatto scattare la preoccupazione. Il sindaco Anastasio, dopo alcuni casi alle elementari, aveva già chiuso tutto il plesso della primaria della frazione di Cavallari. Noi abbiamo circa 40 contagi che risultano positivi. Di questi 40 contagi, 7 riguardano bambini nell'età scolare che frequentano la scuola materna, elementare e media del comune di Pizzoli, e le altre sono tutte persone adulte. In particolare ce n'è una di questi contagi che risulta come variante inglese, e ce ne sono altri che, pur avendo la carica virale piuttosto bassa, quindi non saranno sequenziati, che destano preoccupazione che potrebbero essere anch'essi varianti. Quindi, anche se non ci sarà modo per poterlo confermare, comunque a livello sanitario vengono considerati come se fossero dei contagi con variante, quindi particolarmente preoccupanti sotto questo punto di vista. Io questa mattina ho disposto un'ulteriore ordinanza con la quale abbiamo stabilito di interdire tutte le aree pubbliche, gli spazi pubblici, piazze, aree verdi, parchi giochi dove si possono creare assembramenti. E quindi stiamo monitorando la situazione anche con l'ausilio della nostra Polizia Municipale e delle forze dell'ordine. Questa è la situazione a oggi, se ci saranno degli aggiornamenti li faremo nelle prossime ore o nei prossimi giorni. In mezzo a tutto questo, l'unica arma rimane quella di velocizzare la campagna di vaccinazioni. Come anticipato da Rete 8 nelle scorse settimane, da oggi è attivo all'Aquila anche il centro vaccinale extra ospedale in via Ficara, con 8 linee di somministrazione e la capacità di fare 700-800 vaccini al giorno.